fagioli, caffè, la colazione dei campioni. Se solo riuscissi ad aprirla. Al lavoro! Salire, giusto? Sì. Ehi ragazzi, guardate là. Sì, capo, fagliela passare al lavoro di suonare. Veramente, a me stava piacendo. State zitti voi due, ci penso io adesso. Ehi tu! Sei bravo senza un dito, ma senza due te la caveresti lo stesso? Sì, capo, rompiamo neanche l'altro. Beh, non reagisci? Andiamocene, mi sto annoiando. Perché non dici niente a quelli? Sì, dovresti fargliela pagare un giorno di questi. Lasciatemi stare almeno voi due, lasciatemi suonare. Ho bisogno di concentrazione. Lasciamolo stare che sennò stasera facilecca e per me poi sono guai. Tex, Tex, gli unici e inimitabili giornalini di Tex. Venite, venite, fate presto. Oggi abbiamo Grido di guerra, i tre killers e Missione suicida del 79. Approfittate dell'offerta. Fatevi avanti! Fatevi avanti, la strega, soli 70 centesimi! Buongiorno signori, posso darvi una mano? Serve un aiuto per scegliere? Che versione è? L'edizione numero 100 di Tex. Dammi qua! Basta ragazzi, vieni qua! Sì, capo. Che delinquenti. Chi è stato, ragazzo? Non lo so, erano in tre, sono scappati di là. Non ti preoccupare. Presto, tutto questo avrà fine. Sceriffo, da che parte sono andati? Te lo dico solo se mi batte sesto carta forbice. Va bene. Iniziamo. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ho vinto. Allora, dove sono andati? Sono andati di là, ma ormai saranno lontani. Conosco una scorciatoia.
Guardate che abbiamo qui. Chi ti credi di essere, bello? Dove vai vestito così? Sto provando la parte per un film. Presto sarò un famoso attore western. Avete sentito, ragazzi? un attore. Vediamo se sei un vero cowboy. Ti sfido in un duello, venerdì, a mezzogiorno in punto, nel Pratone Verde. Ok, io, di certo, non mi tiro indietro. Ti faremo passare la voglia di fare il buttero. Il buttero! Ma, capo, cos'è un buttero? State zitti, idioti! Dei tre ne rimarrà solo uno e quello sarà il vincitore. Per un pugno di dollari? E tu chi sei? Io sono sempre stato qui. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Sì, ma questa è casa mia. Mia madre diceva sempre, dove si mangia in due, si mangia anche in tre. O come si dice al giorno d'oggi, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Mi piacerebbe proprio sapere da dove vieni. Seconda stella a destra e poi tutto dritto fino al mattino. O più semplicemente il secondo viottolo a destra. Va bene. L'oracolo ha detto che è in arrivo una brezza d'occidente. Eccola la tua brezza! Ma no, non intendevo questa. Eccola là, che arriva. Ciao, dove sei stato, fratellone? Alte frequenze mi hanno trasportato a nuove intuizioni. Cosa? Ho ascoltato un pianista giù al saloon, poi ho incontrato lui. Ah! Io da grande voglio diventare un acrobata professionista, e tu? Vedrai. Viaggeremo e scopriremo nuovi mondi. Ma no, che giri? Io devo studiare per diventare un dottore neurologico. E tu, fratellone? Io voglio portare la luce nel mondo. Ossia? L'elettricista. Ah, beh, certo. E tu, Frank? Io? Io voglio diventare un attore western. Per questo ti prendevano in giro. Già. L'oracolo. Devi andare a sentire l'oracolo. Solo lui ti potrà dare dei saggi consigli. Dice che devi andare con la mente, ma soprattutto con il cuore. Ah! Come Bud Spencer. Dice che l'aquila notturna poi dormirà per sempre. Dice che se non ti dispiace, adesso deve cambiarsi il pannolino. Ah, beh, sì, certo. Scusa. Ragazzi, guardate là. È arrivato Gringo. Io?
Non sono gringo. Il mio nome è Frank. La D è muta. Ok, Frank. Allora, a noi. Facciamo che arriva prima. Facciamo che arriva primo. Facciamo chi ci arriva per primo. Facciamo che corriamo, facciamo che ci rincorriamo, che ci incorriamo, che ci incontriamo. Lo scontro, l'incontro, burrasca, quiete e di nuovo vento. Un nuovo vento. Venti muovono i venti, noi venti, noi magnifici venti. Facciamo che meglio così? Facciamo che ora dormiamo? Facciamo che sogniamo. No, comunque il cowboy fantastico. Senza parole. Dai, insomma. Sì, ma ragazzi, gli indiani superavano tutti. Sono d'accordo, erano stupendi, fantastici. E gli indiani! Ma che indiani? Lo sceriffo piuttosto, vogliamo parlare. No, ma l'oracolo era fantastico. Un gradino sopra gli altri, si vede. Ma ragazzi, il messicano secondo voi cosa c'entrava? Vabbè, dopo questa andiamo a mangiare. Pizza!